È il 19 aprile, a Roma, sta per iniziare un insolito duello in casa della sinistra. Il primo contendente è lui, Paolo Flores d'Arcais, il direttore di Micromega. Il tema era ed è come liberare l'Italia da un regime che sta distruggendo questo paese. Flores è schierato con i cosiddetti giustizialisti. Bisogna ripartire da mani pulite. Questo è il modo per salvare questo paese. L'ospite d'eccezione è il principale esponente della sinistra di governo, quella dei cosiddetti garantisti, Massimo D'Alema. Per vincere bisogna guardare oltre Berlusconi, cioè bisogna costruire una piattaforma in grado di dare una risposta di speranza. Una piattaforma non può essere fatta soltanto di reati, diciamo, di aggravamento delle pene. Le posizioni sono all'opposto da sempre, ma questa non è una settimana qualunque. È la settimana della polemica su Alberto Asor Rosa, il professore, ex marxista, che sul manifesto ha auspicato l'intervento di polizia e carabinieri per cacciare Berlusconi. E i duellanti affilano i coltelli. Siamo o non siamo convinti che per vincere le prossime elezioni sarà necessario intercettare una quota consistente di questa cosiddetta antipolitica? Io sono convinto che se non ci si riesce, Berlusconi vince di nuovo. Berlusconi non è uno strano incidente di percorso, ma è il frutto di qualcosa che c'è nel fondo della società italiana. Cosa significa? Che noi dobbiamo tenerci Berlusconi altri due anni? I tempi sono i tempi costituzionali, a meno che il governo non cada, non scivoli, diciamo. Questo, se io avessi un piano per fare cadere il governo ad una certa data precedente, innanzitutto non lo svelerei, diciamo. Non è vero che non si può far cadere Berlusconi prima. Si possono creare delle difficoltà, dichiarando: poiché noi non possiamo più considerare legittimo un regime che sta facendo a brani, a pezzi, la Costituzione italiana, noi boicotteremo i lavori parlamentari su tutto. Io ho molti dubbi sul fatto che questo mix di campagne di propaganda e paralisi del Parlamento, il quale fra l'altro è già paralizzato per conto suo, perché il governo non porta in Parlamento nessun provvedimento importante, salvo le leggine che stanno a cuore a Berlusconi. Berlusconi compie atti che in qualsiasi altro paese dell'Europa occidentale provocherebbero la fine di una carriera politica, e qui invece non accade nulla. E allora questo significa, ahimè, che ha una forza che gli nasce, che gli deriva dalla debolezza dell'opposizione. Questo è un meccanismo di ragionamento che è tipico della sinistra. Direi che questo è una forma logica che è tipica della tradizione dello stalinismo. Cioè l'idea che se vince l'avversario è perché qualcuno dei tuoi ha tradito. Naturalmente faccio finta di non aver sentito la parola stalinismo. Io non ho usato la parola tradimento. Sono convinto della inadeguatezza delle opposizioni dei partiti. È una battaglia politica. Berlusconi non è il frutto di un errore, di una debolezza della sinistra che altrimenti governerebbe il paese. Sarebbe facile, la sinistra non l'ha mai governato questo paese. Vuol dire che ci sono stati degli impedimenti ben maggiori che non Berlusconi. E alla fine arriva l'affondo. Berlusconi nel 1996 era un uomo finito, un cittadino finito, un imprenditore finito, un politico finito. Se è risorto quella prima volta è grazie a una cosa che io non volevo richiamare, perché non ho intenzione, non mi interessa qui fare polemica, che si chiama bicamerale. Perché è con la bicamerale. Quella è la madre di tutte le non opposizioni che poi sono seguite. Non è affatto vero che, cioè, la bicamerale, come capì Berlusconi, infatti ne sabotò gli esiti, era un modo di affrontare la questione, diciamo, della riorganizzazione della democrazia italiana. Purtroppo nel boicottare quelle riforme ebbe un motivo di sponda sinistra. Perché quando cadde quel progetto anche una parte della sinistra festeggiò.
Quando il duello finisce, ci avviciniamo a D'Alema per fare qualche domanda. Onorevole, solo un minuto, solo un minuto. E proprio in quel momento... Per voltare pagina che avete candidato Giusy La Ganga a Torino? Giusy La Ganga è un ex socialista condannato per finanziamento illecito ai partiti negli anni 90 e ora è candidato alle comunali di Torino per il PD. Onorevole, ma quante legislature possono bastare, sette legislature in Parlamento? Dallo statuto. Onorevole, ma perché scappa? Onorevole, non diciamo che ho finito. Onorevole, Zapatero, due legislature. Cioè, sarebbe ora di fare un passo indietro, no? No, evidentemente no. Evidentemente non è da uomini del PD fare un passo indietro, no? Guardatelo come scappa. Dallo statuto, D'Alema. Non siete giornalisti, immagino. No, siamo blogger. Blogger venuti qua per... Siamo blogger venuti qua per mettere D'Alema di fronte alla, come si dice, alla verità nuda e cruda. Qual è? Per esempio, gli vorrei chiedere cosa promise a Vito Bonsignore durante le scalate dei furbetti del quartierino all'Atere su un tavolo politico. Non so se vi ricordate, rispose a Floris che lui non... Segreti, che sai tutte ste cose. Scusi, perché dovrei sparare cazzate? Io cito intercettazioni che sono depositate negli atti della procura. Chi te l'ha date? Ma chi te l'ha date? Sono atti depositati dal GIP Clementina Forleo. Aspetta che mi sta chiamando Tremonti, mo ci parli io. Personaggi come Fassino, come D'Alema, come Fioroni, non devono più rivestire. Ha fatto le primarie e la città è andata a votare. Tu dici una persona che ha fatto, che è del PD, che ha fatto la campagna elettorale per quello di Sinistra e Libertà. Fassino le ha vinte e tu da cittadino hai il dovere di rispettare il fatto che 60.000 torinesi sono andati a votare alle primarie. Io non rispetto Fassino quando dice, ma allora abbiamo una banca? Un'altra forma di dittatura. Ma noi chiediamo che venga fatta politica con la P maiuscola, non la politica di D'Alema. La politica di D'Alema è morta. Grande nemica di D'Alema nel mio partito, però questo non è il modo di combattere il ricambio generazionale. Non è così che si fa. Venite nel partito, rimboccatevi le maniche e prendete fuoco. Tu in questo momento stai facendo politica come me. Io non prendo neanche un centesimo dalla politica. Oggi ho fatto 400 km per lavoro, ho un contratto da metalmeccanico, mi sono laureata. Sono semplicemente più grande di te. Ma io non sono dirigente di partito. Sono te fra 10 anni. Ma io non sono dirigente di partito. Ma sai che cosa vuol dire fare dirigente di partito? Vuol dire andare a casa alle 10 di sera e farsi un mazzo così perché vuoi un paese migliore. Come te, uguale. Non è che c'è una differenza. Non è che io non sono della società civile, non voglio figli, non sono precaria, non ho un contratto di lavoro. Questo dovete finirla con questa stronzata. Perché mi fa veramente incazzare, te lo dico, da una persona che è entrata nel PD 2 anni fa e che prima non stava in nessun partito. E che ha un fegato grosso così perché sta soffrendo come voi per il paese che va così una merda. Ecco, è il caso di provare ad entrare dentro a questo modo di dialogare o di non capirsi, no? La politica della andare a cavalcare ancora una volta i tanti processi aperti e chiusi di Berlusconi, la giustizia, il cercare la non pulizia o la pulizia di chi lo difende, in chi lo difende, ma dall'altra parte c'è invece chi pensa che bisogna fare altro, che bisogna ricondurre la politica dentro il partito. Scanzi, io guardo lei perché è vicino al mondo dei blogger, il mondo di Grillo, l'ha anche raccontato da biografo, insomma, sì. Beppe Grillo. Ecco, osservatore. Quello che ha visto è una contrapposizione a cui si assiste sempre di più in questo paese, no? Come se chi fa la politica da dentro in qualche modo non capisce o non è legittimato. Insomma, questa, quello che diceva la militante, in qualche modo forse riaccreditato anche in quegli ambienti lì o no? Io credo che l'aspetto più significativo del servizio che abbiamo appena visto sono proprio gli ultimi 2 minuti, che fanno capire quanto c'è una scissione totale tra i politici di professione e i blogger o comunque i giovani che provano a fare attività. Io ero abbastanza raggelato vedendo il servizio, perché a distanza di 15, 16, 18 anni, anche di più nel caso di Massimo D'Alema, io devo ancora vedere Massimo D'Alema che dà lezioni su come si fa l'opposizione in Italia, o addirittura su come dovrebbe essere la sinistra in Italia. Perché sarebbe un po' come se un Trojan Horse, dopo esserti entrato come un virus dentro un computer, te lo disintegra e poi ti compare e ti dice adesso te lo riaggiusto. Come se distruggessi questo studio, poi entro qui e dico adesso ve lo rimetto a posto.
Massimo D'Alema, quando si chiedeva anche prima com'è che Berlusconi è diventato Berlusconi, non è una creatura venuta dal nulla. Certo che non è venuta dal nulla. Ha vinto le elezioni, sta rappresentando al meglio quello che è il peggio degli italiani, tanto per parafrasare Indro Montanelli, che però parlava di una persona che secondo me non meritava questa definizione perché parlava di Sandro Pertini. Ma Silvio Berlusconi è anche la rappresentazione di una totale o pressoché totale mancanza di opposizione, che è esemplificata da figure come Massimo D'Alema o Walter Veltroni. Non è possibile che nel 2011 ancora i Veltroni, i D'Alema diano lezioni su cose che loro stessi hanno devastato. Questo è uno dei grandi problemi. Poi che la sinistra sia divisa non è una novità, che esistano garantisti e giustizialisti, definizioni che neanche mi piacciono, perché mi fa abbastanza sorridere anche questa cosa, per cui soltanto in Italia, se uno vuole rispettare la giustizia o la Costituzione, diventa giustizialista. Che ragionamento è? Cioè, se io voglio, ma non per un motivo di sadismo, così, perché sono sadico, se io desidero che Silvio Berlusconi venga processato, non è che sono giustizialista, io chiedo semplicemente che Silvio Berlusconi venga trattato a livello giuridico così come tutti noi saremmo trattati. È molto semplice il discorso. Cioè, e poi perdonami, vorrei dire anche un'altra cosa, perché bisogna, secondo me bisogna anche dire una cosa. Io prima ho ascoltato l'onorevole Cicchitto, che sta sempre di più ultimando questa sua tecnica straordinaria di uno sport meraviglioso che fanno molto nel centrodestra, che è il mirror climbing, l'arrampicata sugli specchi. Qualcuno ci riesce bene, qualcuno ci riesce male. Ora, quando tu a prima proposito chiedevi, di cosa? Che dico cose diverse dalle tue, argomento non mi sembra di averla interrotta e ne avrei avuto voglia, perché ha detto delle specchi. Cose abbastanza sconcertanti. Non mi sembra di averla interrotta. Quando tu prima, Ilaria, ti chiedevi chi è l'eversore in Italia, è una delle domande più retoriche che si possano fare oggi. In realtà ce lo siamo chiesti in tanti, in questi giorni, nella contrapposizione tra Proprio ad Azor Rosa, le analisi che vanno dalla parte di Azor Rosa e le analisi contrapposte. L'aspetto che mi faceva, che ho ascoltato molto con attenzione dell'onorevole Cicchitto, è proprio questo. Allora, il succo è: Silvio Berlusconi alza i toni perché i giudici ce l'hanno con lui e perché l'opposizione non sa fare altro che scrivere articoli come fa Azor Rosa. E quindi Silvio Berlusconi è legittimato a dire delle frasi che sono devastanti, e cioè che i giudici sono più o meno equiparati al brigatismo. Cioè, brigatismo giudiziario l'ha detto lui, non l'ho detto io, l'ha detto davanti ai giornalisti stranieri, tanto poi per riverberare l'immagine straordinaria che noi abbiamo all'estero, tanto per essere ancora più ridicoli. Allora io mi chiedo, è più pericoloso un intellettuale che esaspera i toni, che usa l'iperbole, che usa la metafora, che usa la provocazione, che secondo me scrive anche delle cose che neanche lui condivide fino in fondo, ma lo fa per elevare e portare al centro dell'attenzione un problema, così come dovrebbero fare gli intellettuali, perché gli intellettuali fanno questo. Pierpaolo Pasolini, cioè, a volte scriveva delle cose devastanti per Paolo Pasolini. Giorgio Gaber ha fatto delle invettive devastanti. Se si ascolta, cioè, oggi, licenza da intellettuale, dici. Ma tu. Certo, deve essere questo. Cioè, è quello, cioè, divertivo, o è Silvio totale. Berlusconi che dice tutto quello che dice, che dà lezioni di democrazia, che dà lezioni di valori della famiglia? È questo quello che io mi chiedo, ed è questo quello che voleva dire Alberto Azor Rosa. E cioè si chiedeva: l'Italia oggi è ancora una democrazia a tutti gli effetti, oppure sta lentamente slittando dalla democrazia come dovrebbe essere a qualcosa che è sempre più simile a un regime silenzioso? Io non ce l'ho la risposta, ma è una domanda legittima da parte di un intellettuale.